Nell'ambito del progetto di ricerca Ongino, insieme ad altri colleghi, stiamo cercando di decifrare l'intero genoma di una nota varietà di olivo, leccino. Perché proprio leccino tra le tante varietà conosciute? Innanzitutto perché ha tanti fratelli sparsi in tutta Italia, poi perché negli ultimi tempi si è mostrata molto più forte di altre varietà nei confronti di un batterio molto cattivo, Xylella fastidiosa, di cui sicuramente avete sentito parlare, e che è la causa del disseccamento di numerosi alberi di olivo nel Salento. E perché è così importante conoscerne e decifrarne il genoma? Il genoma è la carta d'identità di ogni essere vivente, dove sono scritte tutte le informazioni che rendono unico ciascun individuo. Recuperare queste informazioni, i geni, è fondamentale non solo per iniziare a comprendere quali sono i veri motivi che rendono la varietà leccino più forte delle altre, ma anche per costruire una mappa comune sulla quale confrontare tra loro tutte le varietà di olivo. La cosa che più rende complicato il nostro compito è però che l'olivo non ha un solo genoma, ma ne ha ben due, apparentemente simili tra loro, ma nella realtà molto diversi. Per ritornare alla carta d'identità, è come se per ogni campo di quel documento trovassimo scritti due nomi, due altezze, due indirizzi. Per decifrare un genoma è necessario isolare il DNA da uno o più tessuti della pianta, frammentare questo DNA in tanti piccoli pezzi e sequenziarli, cioè mettere in ordine i mattoncini di cui sono costituiti, uno per uno. Successivamente, i pezzi di ciascuno dei due genomi vanno identificati e messi in ordine come due grandi puzzle. L'insieme di questi due genomi è il documento finale della varietà studiata ed il principale responsabile di tutte le sue peculiarità. Ciao, sono Samantha Zelasco e sono collega di Fabrizio. Siamo a Rossano Calabro, in compagnia di un bellissimo olivo che la gente del luogo chiama Utataran, che significa il nonno. Questa pianta è sempre stata con noi, ci ha osservato per secoli, ci conosce. Ma noi la conosciamo? Grazie allo studio della sequenza del DNA, oggi sappiamo che questa pianta è la varietà dolce di Rossano, ha un'origine antica ed è nata proprio qua, in Calabria. Ma non è tutto. Sappiamo che ci sono tantissime varietà di olivo, ma quello che non sappiamo è perché siano così diverse tra loro. Ad esempio, ci sono varietà che nello stesso ambiente producono un'elevata quantità di composti responsabili della qualità dell'olio, mentre altre non lo fanno. Perché? Finora sappiamo che sono delle piccole differenze riscontrate nella sequenza del DNA ad esserne le principali responsabili. Il progetto Genolix ha proprio lo scopo di individuare le mutazioni che portano la pianta a produrre un olio di elevata qualità. Ma come lo facciamo? Lo facciamo confrontando la sequenza di DNA di moltissime accezioni di olivo con quella di leccino, poiché questa è una sequenza che ci consentirà di rendere leggibile anche il DNA delle altre varietà. Ad oggi abbiamo già individuato due mutazioni che sembrano contribuire all'aumento del contenuto di acido oleico in olivo. In un futuro, neanche troppo lontano, in poco tempo, potremo selezionare con un semplice assaggio di laboratorio nuove varietà con altissimo potenziale per produrre un olio di eccellenza.